sarà di oltre 3 miliardi di euro la richiesta di liquidità che la Regione Lazio chiederà al governo per pagare i debiti commerciali verso le aziende laziali creditrici della pubblica amministrazione. È evidente che poi vedremo quanto il governo ce ne assegnerà nel riparto che farà a favore delle regioni. Questo riparto in una prima istanza viene fatto entro maggio, poi per la differenza verrà fatto a novembre, cioè verso la fine dell'anno, e quindi se talune risorse rimarranno non utilizzate da regioni che forse sono state più virtuose della nostra, potremmo concorrere a prenderci anche la differenza. L'auspicio dell'assessore al bilancio Alessandra Sartore è quello di riuscire a pagare le imprese entro 60 giorni. Lo Stato italiano ha recepito delle direttive comunitarie con una legge nazionale che prevede appunto questi termini per il pagamento delle forniture fatte agli enti di amministrazione pubblica. Quindi il nostro auspicio è cercare di farlo.